una medaglia da questo torneo dell'inseguimento, perché ora ci apprestiamo a seguire la prova di Filippo Ganna contro Ashton Lembe, ma torniamo anche con la consapevolezza di aver trovato un altro pezzo pregiato da aggiungere al gruppo, alla squadra del quartetto, e non fa parte delle discipline olimpiche per il prossimo mondiale, per i prossimi appuntamenti, anche per il torneo dell'inseguimento individuale, e questo pezzo pregiato risponde al nome di Jonathan Milan. E sono tutti ragazzi giovani, perché il prossimo a scendere con Lambe è il nostro Filippo Ganna. Ricordiamolo, Filippo Ganna è un classe 1996, quindi 23 anni anche per Filippo Ganna, quindi un vivaio numeroso adesso per Marco Villa, e soprattutto giovane, quindi questo è quello che lascia soprattutto ben sperare per il futuro. Ormai ci siamo, per un attimo abbiamo visto le immagini che ci ha regalato la regia internazionale con la qualifica di Filippo Ganna, che oggi pomeriggio, nel primo pomeriggio, eccolo qua Filippo, ha migliorato ulteriormente il record del mondo portandolo al tempo di 4:01.934. L'ha già vinto per tre volte il mondiale, a Londra nel 2016 in finale con il tedesco Dominik Weinstein, a Apeldoorn nel 2018 contro Ivo Oliveira, l'anno scorso in Polonia Pruszków contro di nuovo Dominik Weinstein. Pensate la crescita di Filippo. Nel 2016 4:16 il suo tempo, nel 2018 4:13, l'anno scorso a Pruszków 4:07, fino allo straordinario 4:02.647 ottenuto in Coppa del Mondo a Minsk nella seconda prova di Coppa del Mondo. Eravamo all'inizio di novembre, già lì strappò il primato internazionale al baffone statunitense Ashton Lembe, un corridore che praticamente non si vede quasi mai anche nelle prove di Coppa del Mondo, ogni tanto piazza qua e là qualche record prima che cominciasse la fenomenale parentesi di Filippo Ganna. Sono partiti rapporti usati da Filippo 60-14. Lo dico timidamente perché è un rapporto impressionante. Pensate che invece nel quartetto utilizza addirittura il 62-14, ma in quel caso è in compagnia di suoi tre compagni di squadra. Qui da solo un 60-14 è un rapporto impressionante, ma per fare queste medie ricordiamo che il suo nuovo record del mondo 4:01.934 l'ha fatto ad una media di 59.520 km/h. È proprio in una gara per la quale è così importante il rilevamento cronometrico, è saltata la grafica e dunque è saltato anche eccola qua che finalmente arriva la grafica con Filippo Ganna. Non c'è però il vantaggio, ci consola il fatto sì che sia in verde e dunque dovrebbe essere davanti Filippo. Ah no, ma qua è la grafica della sfida con Scemetau, quella della qualifica, pensa un po'. No, qui non ci siamo, era leggermente, è in vantaggio lo statunitense, però io credo che segua la sua tabella Filippo Ganna. Allora, questa dovrebbe essere quella buona, sì, è in vantaggio Ashton Lambi, però è vicino Filippo, passato il primo chilometro e mezzo. Filippo Ganna che ha bisogno, possiamo dire, dei primi 1000 metri per entrare in carburazione. La differenza Filippo la fa negli ultimi 1500 metri, così è sempre stato nella sua storia. A proposito di storia, per tre volte abbiamo vinto il mondiale con Guido Messina, con Leandro Faggin e adesso con Filippo Ganna, due successi nell'albo d'oro di questa meravigliosa disciplina anche per Fausto Coppi, Antonio Bevilacqua, un titolo mondiale per Francesco Moser, e 40 anni dopo il trionfo di Moser, il 1976, è arrivato Filippo Ganna. Lambe adesso, l'abbiamo visto poco fa, passa davanti Filippo Ganna, l'ha guardato, ha guardato dall'altra parte della pista e questo non è sicuramente un buon segnale. Adesso io credo abbia innestato la sesta. Eccolo qua, è davanti Filippo, quando ci avviamo alla conclusione del terzo chilometro, alla conclusione del terzo chilometro era passato ai 3000 metri
questo pomeriggio in qualifica in 3:03:347. Un occhio al cronometro lo dobbiamo assolutamente buttare, ma la cosa più importante è che intanto Filippo ha guadagnato più di mezzo secondo di vantaggio nei confronti di Ashton Lambie. E non è finita ancora qui, non è ancora finita qui. Soltanto un corridore nella storia ha vinto per 4 volte il titolo del mondo. Siamo sui tempi del record del mondo. Si tratta di Hugh Porter, uno dei grandissimi del ciclismo britannico. 4 volte iridato a cavallo degli anni 70 e adesso il sogno può diventare azzurro con Filippo Ganna. 1,5 secondi di più sta crollando anche Ashton Lambie, sta volando Filippo Ganna, sta volando più di 2 secondi. Ma è una locomotiva, è una locomotiva, attenzione sempre al tempo, al 4:01:934. Soltanto un giro, poco più alla conclusione, più di 3 secondi il vantaggio di Filippo Ganna, che veramente sta distruggendo anche in questa finale Ashton Lambie, un fenomeno vero, Super Pippo Ganna, che va a prendersi il 4º titolo mondiale. Il tempo non importa, siamo nella storia, ci porta Filippo Ganna nella storia del ciclismo su pista. 4º titolo mondiale per questo ragazzo, per il quale ci sono gli applausi di tutti, del pubblico competentissimo del velodromo di Berlino, gli applausi per lui anche dei tecnici degli Stati Uniti, perché chi ama il ciclismo può solo riconoscere che Alan ancora una volta ha dimostrato di essere il più forte. Filippo Ganna ormai sapeva che il record del mondo lo dovrà puntare in un'altra occasione negli ultimi metri, ha tolto anche le mani dal manubrio per esultare. Che emozione, che grande Filippo Ganna, campione del mondo, e ha fatto 4 nonostante abbia alzato l'acceleratore, il piede dell'acceleratore, 4:03:875. Avete visto, bellissima anche l'immagine quando è passato davanti a Marco Villa, Marco che ha alzato la mano facendo il gesto del 4, e sono 4. 2016 bravissimo. A Londra, 2018 in Olanda ad Apeldoorn, 2019 l'anno scorso in Polonia a Pruszków, e adesso è arrivato il poker che, come detto, proietta Filippo Ganna nella storia di questa disciplina meravigliosa. Va ad agguantare Hugh Porter, che 4 titoli del mondo li aveva conquistati negli anni 70, quando ancora questa disciplina si articolava sui 5 chilometri. È dal 1993 che l'inseguimento individuale invece è sui 4 chilometri, e adesso dovremo ancora capire, e questa è la cosa che più ci entusiasma e più ci piace, quali possono essere i limiti di questo fenomeno di Filippo. Marco, il limite secondo me sono i 4 minuti, io credo che sia quello il suo limite. Scusa, ma lo vedi adesso e uno si guarda, chiede l'altro. Ma ha corso Filippo? No, perché non so se hai visto Lambie fresco tranquillo mentre era aggrappato alla balaustra. mamma mia, e questa è anche la grande differenza. Che corridore. Un risultato storico, lo sognavamo e adesso ci accorgiamo che è tutto vero, che è realtà. Filippo Ganna, un sorriso bellissimo, accanto a lui Marco Villa, che ha fatto un lavoro fantastico sul quartetto trascinato, perché è inutile nascondersi, la locomotiva del nostro quartetto è proprio Ganna, ha fatto un lavoro fantastico il nostro CT nell'inseguimento squadre, ma tanto anche da un punto di vista psicologico ha lavorato con Filippo Ganna. E non dimentichiamo che a completare, ad impreziosire questa spedizione a Berlino è arrivato anche il 4º posto di Jonathan Milan.